Ale, noi in questi giorni abbiamo parlato anche un po' di contaminazione, come ho detto anche prima di aprire la puntata, ad esempio con Alborosi, che tu conosci. Sì, mi hanno detto che avete parlato su Skype. Sì, 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 abbiamo parlato un po' di questo connubio tra rap, reggae, ieri con gli M Legion, ovvero Foreign Beggars, sì, sì, Noisia, sì, rap e dubstep. E io ti volevo chiedere, secondo te l'hip hop e il reggae sono due culture che stanno diventando sempre più distanti? No, le similitudini sono tantissime, le collaborazioni in passato e presente sono tantissime. La musica stessa non è poi così tanto differente. Sì, effettivamente. Tira via gli esempi più grossi che abbiamo, tira via Bob, che quelle robe che la gente conosce perché. Esatto. Che è. Anche chi non ascolta reggae. Sì, sì, sì. Però appunto il genere, soprattutto la dancehall, cioè, le caratteristiche sono simili, le rime e tutto il resto. Anzi, tecnicamente io non l'ho mai nascosto, ritengo che gli artisti dancehall sono molto più avanti tecnicamente dei rapper, sia per tutto. Okay. Parlo di tecnica, quindi non. Tra l'altro si dissano mai. Molto di più dei rapper. Cioè si dissano e sono un attimino più ricchi. Cioè, le robe succedono veramente. No, ho visto la serie di Vibes Carter, ragazzi. Cioè, l'uomo Free World Boss. Free World Boss. Speriamo che esca a novembre. Esatto. Free World Boss. Esatto. E secondo te si potrebbero fare più concerti, collaborazioni per, come dire, stimolare di più le collaborazioni tra reggae e rap? Ma io perché ammetto comunque una cosa figa che hai fatto anche tu, è il fatto magari collaborare con rapper mantenendo un mood un po' rap, un mood un po' reggae, un po' dancehall. Sì, sì, è una vorrei via vederle di una più, un po' come Mavado con French Montana, capito? Beh, però, qui. No. Però tipo in Italia anche, cioè collaborazioni ne sono state fatte tante, tira via che se mi metti a me dalla parte di quelli che fa reggae in Italia magari ti insultano perché dicono lui fa rap, se dico che faccio rap però, quelli del rap dicono no lui fa reggae, quindi, però non sono contaminato, però il suono è contaminato. Esatto. Da VH, dal mio primo album che mischio le cose, però si parla appunto neanche tanto di collaborare con gli altri ma utilizzare il rap e mischiarlo con sonorità più caraibiche, con suoni levare, sì, eccetera eccetera, quindi è proprio un misto della mia musica questo qui. Per quanto riguarda la collaborazione mi ricordo che cose simili, quindi di crew da sole che mischiano la roba, c'erano anche i Dogo con Note Killer che è una roba che appunto non è da oggi, ma poi tipo Graff, gli OTR, cioè i gruppi vecchi comunque hanno collaborato tutti, ma anche gli stessi con Albo ai tempi che si chiamava Stena. È vero, anche con Neff, se non sbaglio. Con Neff, ma sì, tutti sì. Hanno nel loro background, nel loro portfolio un qualcosa che vada in levare, o comunque con artisti che fanno parte appunto di un'altra, in legare e di un'altra cultura, però sì, diciamo che la cosa non è strana. Però Ale, io sono curioso e penso sia curiosa anche la gente da casa, appunto, fai, ascolti molto reggae, vivi in Giamaica, quali sono i tuoi tre artisti reggae preferiti? Tre. Reggae o dancehall? Reggae. Reggae, vabbè, nella terra di Bob l'ispirazione arriva dal boss, quindi Bob per il messaggio, per tutto quanto. Perfetto. L'avevo già detto l'ultima volta, ci sono nuovi nomi, sì, che hanno riportato proprio la cultura della Rasta Music, ok? Quindi quelli che prima erano, la musica che prima era capitanata, diciamo, che come bandiera aveva Sizzla piuttosto che Capleton, questa gente adesso si è spostata e ci sono questi giovani di nome Chronix, piuttosto che Kabaka Pyramid, piuttosto che Protogy, piuttosto che gente così, Jesse Royal, che si fanno sentire e riportano. No, hanno proprio rifatto esplodere questa cosa, perché appunto poi in giro nel mondo le varie i vari furti provengono dalla dancehall, quindi se vedi tipo Rihanna piuttosto che Beyoncé, sì, 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 grattano sempre, grattano tutto dalla Giamaica, però quella si parla proprio di cultura dancehall, sì, ok, sì, che è più spinta, che è tutta un'altra cosa riguardo al reggae basta, non mi ricordo più. Vabbè ragazzi, non perdiamo altro tempo, facciamo ricordare un po' di robe a vacca, andiamo con questo nuovo video. Se tu stai, leggerei i tweet di oggi, insomma, come sempre si state scrivendo un miliardo di persone, richiamerei la domanda, se Chris c'è sul pezzo, almeno commettiamo un po' qui insieme ad Ale. Allora, secondo voi ci dovrebbero essere più collaborazioni fra artisti rap e reggae in Italia? Hashtag rap e reggae. Ma vediamo un po' le risposte, Ale. C'è Mary Salmo Lebon Trimboli, che dice sì, io vedrei bene un feat tra, ad esempio, Salmo e Vacca. In fondo un po' di innovazione non può far male a nessuno. Come la pensi? Ci sarà? No, non conosco tutti nella scena, però non...
non, ormai non frequento più quasi nessuno. Vabbè, poi, poi mi sento sempre anche in Salmo, Salmo ci siamo visti due volte nelle occasioni, tipo negli eventi grossi, scambiati due parole così. Lui è un artista che fa il suo benissimo. Io non amo l'elettronica per mio, quindi ricordo che in un'intervista lo dissi, che mi piace molto il connubio No, ma proprio anche quando da ragazzino, tipo a Milano, tutti comunque andavano alla discoteca a ascoltare l'house di pomeriggio, da farli zarri prima di andare a domenica pomeriggio al muretto, robe così. Non sono mai stato da quella parte, cioè proprio assolutamente. Problemi tecnici. E quindi. Ah, cazzo. Trombette per vacca. Fai sognare, Ale. E quindi no. Però appunto non. Vabbè, easy, vai tranquillo. Poi vediamo, c'è Nico Patti che dice Babaman e Gue, guerrieri del microfono. Perfetto, insomma sono un po' di collaborazione. Sì, ma infatti Baba poi tra l'altro ne ha fatto un casino, ma... È vero, Baba, anche lui è uno che... Lo stesso Zuli, Baba, hanno collaborato molto. Killa Cat mi sembra che abbia fatto roba con Marco. Con Joman e lui, sì. Joman, no, era Killa Cat. Killa Cat e Joman, però Killa Cat diciamo ha collaborato con ad esempio Fedez, Mondo Marcio. Ok. E quindi comunque i Sud, ma per dire i Sud, che sono i più grossi in Italia in termini di che sì, hanno inventato quella cosa, esatto, lì, l'hanno portata in Italia anni e anni dietro, di collaborazioni ne vantano un botto, sì. Lo stesso Fabio con i Dogo da poco, se non erro, era un Fabio, stai parlando, sì, okay. Ma appunto di esempi ce ne sono tantissimi. Mi ricordo un video di Juan Shaddai con Lumarra. Ce ne sono tantissimi, anzi due video loro avevano fatto, è pieno, non c'è diatriba. Mi stupirei di più a vedere un pezzo rock con i rapper in questo momento. È vero, sembra morto. È vero, a me, cioè, è vero, le robe un po' più pesanti piacciono, l'hardcore, quelle robe lì, hardcore melodico e hardcore, cioè punk, non hardcore da gabber, ok? Ho capito, quella roba lì, roba più potente, semplicemente. Mi piace. Ok, no, vai tranquillo, Ale, quando senti lo schiocco non ti spaventare. Fa paura proprio. Grande. Figurati. Allora, adesso arriva l'angolo famigerato delle domande doppie. Facciamo sempre un po' tutti gli artisti che arrivano qui. Io partirei direttissimo. Della serie, Ale, CD o Spotify? CD. A vita. Minchia, ancora un po', cioè ci stanno togliendo tutto. Lasagna fatta in casa o jerk chicken, che è il pollo cucinato alla giamaicana, se non sbaglio? Sì, lasagna vegetariana, mettila così. Ok. Damian Marley o Steven Marley? Steven. Sì, ok. Steven. Però Junior Gong e Junior, cioè Damian e Damian, non si tocca. Però è proprio per una roba, ultimamente le mie preferenze sono cambiate, sono un po' più cresciuto, Steven. Allora, al volissimo, i Barbo o Balotelli? I Barbo, 2000 volte, con tanto rispetto per Ballo, però... Gli hai fatto la canzone! Ma quel pensava pure che era un dissing a lui, quindi cioè ci sono... Veramente? Sì, non è che è proprio così facile fare i props a certa gente, cioè sono proprio personaggi. Fai super rispetto per Mario. Velocissimo, Milano Kingston, velocissimo. Kingston. Ok, siamo giunti al termine di questa intervista, ragazzi, vi giuro, sempre un piacere parlare con Ale perché mi faccio le risate. Ma mi esce la spalla in diretta, bestemmio come su Vine. Esatto, video di Drake, ci vediamo domani, The Flow, bella Ale, grande.